Antonio. E bravo. La fotografia oggettiva parte da qualcosa che è a monte e che non è la fotografia, che non è il momento della fotografia. Io decido che tipo di luogo voglio fotografare. Eccoci qua. Mi metto nel posto da cui voglio lavorare. Decido che in quel luogo, nella tale giornata, ad esempio, potrebbe esserci un numero sufficiente di persone che mi consente di fare una foto che mi interessa. E da lì parto. E parto con un'idea di fotografia che è precisissima già, cioè quando arrivo io so già cosa voglio fare. Per me la fotografia è un interagire col mondo, è giustamente un'esperienza del mondo. Io attraverso la fotografia vedo, scopro, cerco di avere delle spiegazioni. Mi metto in sintonia, anche solo parziale, con il resto del mondo. Se questa sia fotografia o non sia fotografia, non lo so.